Salve, per le scuole di chiacchierina d'ago volevo mostrarvi l'oggetto di questo tutorial, cioè la realizzazione di questa piccola margherita realizzata in due colori. Con l'ago non abbiamo ancora affrontato l'argomento che mi è stato anche, tra l'altro, se non sbaglio, sollecitato e volevo farvi vedere come realizzo la lavorazione utilizzando due colori ed evitando i nodini iniziali che, come vedete, in tutta quanta la lavorazione non ci sono. E sfrutteremo una scuola che abbiamo già visto dove praticamente inseriremo il secondo filo durante la lavorazione e faremo scomparire i nodini di inizio lavoro. Quindi iniziamo subito con il tutorial, vediamo come dobbiamo procedere. A tra poco. Allora, vediamo come dobbiamo organizzare i nostri nodi. Allora, il primo cerchio, questo, e anche i seguenti avranno queste caratteristiche: 4 nodi, un pipiolino, 8 nodi, un pipiolino, 4 nodi e quindi chiudere il cerchio, chiudere. Quindi voltare il lavoro e realizzare l'arco che segue. L'arco avrà 12 doppi nodi, dopodiché si chiude, si torna sul fronte dei cerchi e si riaffronta il cerchio numero 2 e così via realizzando tutta quanta lo schemino. Allora, gli archi avranno una colorazione e i cerchi ne avranno un'altra. Adesso poi, per quanto riguarda i colori, andiamo a vedere come ci dobbiamo comportare. Quindi iniziamo a lavorare. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, chiariti i numeri dei nodi, dei doppi nodi da realizzare nell'ambito della nostra margherita, chiariamo innanzitutto la distribuzione del colore. Allora, io vorrei realizzare una lavorazione senza il nodino iniziale, cioè normalmente viene realizzato tra i due colori un nodino che li unisca e che poi li separerà durante la lavorazione. Un filo andrà montato sul l'ago da chiacchierino e l'altro filo fungerà da gomitolo, diciamo. Io vorrei eliminare questa parte iniziale con il nodino e poi dopo vi faccio vedere in che modo riusciamo a superare questo problema, perché il nodino si vede, soprattutto se utilizzate, come sto facendo io in questo momento, un filato molto grosso che tra l'altro sto utilizzando per rendere più visibile il lavoro. Quindi se volete realizzare una cosa tipo questa, dovete infilare sull'ago da chiacchierino il filato che realizzerà i cerchietti interni. L'altro colore lo aggiungeremo durante la lavorazione. Quindi inserite sull'ago da chiacchierino, nel nostro caso, il filato rosa chiaro e nel vostro il filato che vi aiuterà a realizzare i cerchi interni. E procediamo lasciando una coda sulla nostra destra di circa un paio di metri dovrebbero bastare. Come abbiamo visto, il primo cerchio monterà 4 doppi nodi, un pippiolino, 8 doppi nodi, un pippiolino, 4 doppi nodi e poi chiuderemo il cerchio e faremo l'arco di 12 doppi nodi. Quindi iniziamo a lavorare. Cominciamo a realizzare i doppi nodi del primo cerchio. Innanzitutto poggiate il filo dell'altro colore sull'ago da chiacchierino. Così. Poggiato su tutto il vostro ago e utilizzandolo esattamente come se fosse l'ago stesso. In questo modo iniziate a realizzare i vostri doppi nodi, quindi ci sarà un mezzo nodo A. Avvicinatevi alla punta dell'ago con l'indice per bloccare il filo e iniziate.
mezzo nodo A, mezzo nodo B. Vedete che il filo passa sotto il doppio nodo, esattamente come fa il vostro ago, mezzo nodo A, e fate passare assieme al nodo, assieme all'ago, anche il filo, mezzo nodo B, e fate passare entrambi, mezzo nodo A, mezzo nodo B, mezzo nodo A, mezzo nodo B. Noterete che il filo dell'altro colore scorre sotto ai vostri doppi nodi, e si comporta come l'ago da chiacchierino praticamente. Fatti i primi 4-5 nodi, regolatevi insomma in base alla grandezza anche del lavoro, proseguite la lavorazione mettendo da parte il secondo filo, quindi poggiatelo nella parte posteriore del lavoro e proseguite con la lavorazione. A questo punto noi dobbiamo realizzare un pippiolino che sarà di pochi millimetri perché è strutturale, servirà da legatura, e poi proseguiremo con la parte alta del cerchio realizzando 8 doppi nodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fatti i primi, la prima parte del cerchio, realizzate il secondo pippiolino e quindi concludete con 4 doppi nodi finali. 1, 2, 3 e 4. Adesso i vostri nodi e pippiolini sono completi. Allontanate dalla cruna dell'ago il vostro filo per facilitare la chiusura del cerchio. Tenete nella parte bassa il secondo filo in modo che non ostacoli la manovra. Quindi prendete tutti i vostri doppi nodi con la mano sinistra e chiudete il cerchio. Chiudete, tirate il filo, lasciate la cappiolina finale. Come vedete, il filo continua ad essere posizionato sotto i doppi nodi, vedete che scorre, vedete? Fatta la cappiolina, come sempre, passateci l'ago da chiacchierino, concludete la chiusura della cappiolina e serrate il cerchio. Tirate bene i nodi. Realizzate un nodino con il filo che arriva dal gomitolo e anche con il filo che avete montato sul vostro cerchio e che è dell'altro colore, in modo da bloccarlo e che non scorra ulteriormente dal vostro cerchio. Se necessario, fate un doppio nodino per tenere ulteriormente fermo il vostro filo. Quindi avete realizzato il primo cerchietto dove avete montato il filo con il secondo colore e avete sulla parte destra il vostro ago da chiacchierino montato con il filo del primo colore, di quello principale, diciamo. Fatto questo lavoro, dovete tagliare il filo che va al gomitolo, cioè quello che avete utilizzato fino a questo momento. Resteranno in piedi il filo che va all'ago da chiacchierino e il secondo filo con il secondo colore che avete appena messo. Quindi prendete le vostre forbici e tagliate il filo che va al gomitolo.
così e toglietelo. Adesso girate il vostro lavoro nella parte rivolta verso gli archi per realizzare il vostro primo archetto, che naturalmente dovete realizzare con il colore verde. Allora, questo il filo che esce dal cerchietto, il primo che abbiamo inserito, per ora lasciatelo così, perché poi lo dovremo tagliare qui in un secondo momento, quando la struttura sarà un po' più ferma, diciamo. Per ora appoggiate l'ago da chiacchierino sulla base del cerchio già lavorato e fate poggiare sull'ago stesso anche il filo che avete appena tagliato dal vostro gomitolo. Così. E tenete a disposizione il filo del secondo colore. Se questo filo vi risulta troppo lungo perché magari non agevola proprio bene la manovra, tagliatene un pezzettino. Poi posizionatelo sopra all'ago da chiacchierino e, come abbiamo fatto prima, usatelo come se fosse il vostro ago da chiacchierino e cominciamo ad elaborare i nodi dell'archetto. Quindi primo mezzo nodo A e fate in modo che il filo passi sotto al filo che state montando con il primo mezzo nodo. Mezzo nodo B, mezzo nodo A, mezzo nodo B, 2, mezzo nodo A, mezzo nodo B, 3, mezzo nodo A, mezzo nodo B, sempre mantenendo il vostro filo attaccato all'ago che segua esattamente la stessa modalità di lavorazione dell'ago da chiacchierino e siamo a 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Potete anche interrompere prima se vi sembra troppo lunga come lavorazione e magari fare i primi 3-4 nodi esattamente come abbiamo fatto con il cerchio e poi procedere normalmente senza l'utilizzo del filo del secondo colore. A questo punto dobbiamo chiudere l'arco e quindi tiriamo via i nodi dall'ago da chiacchierino e tirate anche assieme al filo che è legato all'ago da chiacchierino anche questo secondo filo che avete inserito all'interno. Quindi tirate appena il vostro filo e date al vostro arco la giusta dimensione e la giusta forma. Adesso ignorate questo pezzettino di filo che avete lasciato all'interno, girate il lavoro di nuovo sul fronte dei cerchi e appoggiate alla fine dell'arco il vostro ago da chiacchierino e usate naturalmente il colore rosa per fare il secondo cerchietto. Ricorderete che il colore rosa è legato all'ago da chiacchierino, quindi in realtà faremo un loop su se stesso
che eviterà l'utilizzo della cappiolina di fine cerchio. Adesso vedremo per quale motivo. Allora iniziamo a fare il secondo cerchio esattamente con le stesse modalità del primo, quindi 4 doppi nodi, 1, 2, 4, poi realizzeremo la prima legatura con il cerchietto accanto, quindi munitevi di un uncinetto che andrete ad inserire nel pippiolino del cerchio accanto e, come sempre, realizzate la vostra legatura tirando fuori la cappiolina che accavallerete sul lago da chiacchierino. Quindi procedete con il vostro cerchio con 8 doppi nodi nella parte alta del cerchio, quindi 1, 2 e 8. A questo punto realizzate il secondo pippiolino piccolo, sempre di strutturale, e poi concludete con 4 doppi nodi, 2, 3 e 4. I doppi nodi sono completi, possiamo concludere la lavorazione. Adesso vedrete come si comporta il cerchio nel momento in cui lo andiamo a chiudere. Essendo legato, quindi è un lungo filo, no? Giusto? È un lungo filo che però è legato alla fine della cruna, perché è legato al lago stesso. Quindi noi tiriamo via il filo filo. Che però inizia da qua e si conclude di qua, di conseguenza il cerchio si chiude su se stesso. Quindi adesso andiamo a vedere come si comporta. Ecco, voi vedete che qui c'è il filo. Io tiro via i nodi dal lago, tiro il filo e naturalmente non c'è la cappiolina perché il filo si chiude su se stesso. Quindi devo semplicemente tirare il filo, come facciamo con le navette in sostanza, e il cerchio si chiude da solo. Ok? Adesso non vi preoccupate perché lo rivediamo. Allora, fatto questo lavoro, potete procedere all'eliminazione dei fili, quindi tagliate il filetto che esce dall'arco e l'altro filetto che esce dal primo cerchio realizzato. E come vedete il vostro lavoro è pulito, non ci sono nodini da nessuna parte. L'inizio lavoro viene mascherato all'interno dei nodi e abbiamo superato il problema del nodino di inizio lavoro che nella lavorazione a due colori si presenta sempre perché per poter lavorare a due colori con l'ago da chiacchierino bisogna unire i due fili, diciamo. Adesso proseguiamo la lavorazione, giriamo il lavoro sul fronte degli archi, prendiamo il nostro ago da chiacchierino, lo poggiamo alla fine del cerchio appena realizzato e ripartiamo con 12 doppi nodi con il colore verde, quindi 1, 2 e 12. I nodi ci sono tutti, possiamo chiudere. Naturalmente all'interno dei nodi ci andrà il filo dell'altro colore, ma non importa perché tanto non si vede, giusto? Quindi tiriamo via il filo viene assorbito dai nodi, quindi esternamente noi abbiamo realizzato un arco verde perché i nodi, sapete bene, vengono realizzati con il filo che proviene dal gomitolo. Il filo che proviene dal lago da chiacchierino passa all'interno dei nodi. Quindi abbiamo realizzato il nostro secondo archetto. Quindi voltiamo il lavoro sul fronte dei cerchi e realizziamo il terzo cerchietto così come abbiamo fatto prima. Quindi riprendiamo tutto il nostro filo, poggiamo l'ago da chiacchierino sul fondo dell'arco appena realizzato e partiamo con i primi 4 doppi nodi, utilizzando il secondo colore, quello rosa, con il quale facciamo i cerchietti interni, quindi 2, 3, 4.
andiamo a fare la legatura con il pippiolino che abbiamo a disposizione nel cerchio accanto. Procediamo con la parte alta del cerchio realizzando 8 doppi nodi, 1 e 8. Quindi facciamo un pippiolino che servirà da legatura per il prossimo cerchio e quindi concludiamo con 4 doppi nodi, 1, 2, 3 e 4. Abbiamo tutti i nodi, chiudiamo il nostro lavoro. Ecco, vedete, questo è il filo rosa che parte da qui e finisce qui e ce l'abbiamo tutto qui davanti, vedete? Allora io adesso tiro via i nodi, il filo piano piano scorre e si chiude su se stesso e si chiude il cerchio senza l'ausilio della gappiolina. È molto semplice. Quindi abbiamo fatto il terzo cerchio, giriamo sul fronte degli archi, poggiamo l'ago da chiacchierino. Naturalmente alla fine del cerchio, alla fine degli archi, potete fare i vostri nodini in base a come siete abituati. Io col filo grande non lo reputo necessario. Quindi facciamo il terzo arco realizzando con il filo del secondo colore, verde chiaro, 12 doppi nodi, 2, 3, e 12. Fate passare il filo rosa all'interno dei nodi verdi tirando semplicemente l'ago da chiacchierino così come avete fatto fino a questo momento e date all'arco la consueta forma circolare. Ecco, il lavoro è semplicemente questo. Adesso fate il quarto cerchio e il quarto arco da sole. L'ultimo lo faremo assieme per chiudere la margherita e vedere come ci dobbiamo comportare a fine lavoro. Quindi a tra poco per la conclusione del lavoro. Bene, ho realizzato anche il quinto cerchio, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso con il sesto chiudiamo il lavoro. Quindi poggiamo l'ago da chiacchierino alla fine dell'arco e cominciamo a realizzare i nodi per l'ultimo cerchietto. Quindi 1, 2, 3, 4. Leghiamo con il cerchio accanto. Proseguiamo la parte alta del cerchio con 8 doppi nodi, 1, 2 e 8. Fatti gli 8 nodi centrali, dovete collegare il lavoro con l'inizio della vostra margherita. Quindi prendete il primo cerchio realizzato, avvicinatelo al lavoro e attraverso il pippiolino sguarnito, l'ultimo che vi è rimasto, realizzate l'ultima legatura e chiudete il cerchio. Quindi procedete con 4 doppi nodi finali per chiudere l'ultimo cerchietto, 2, 3 e 4. Quindi, come abbiamo già visto nei cerchi precedenti, tirate a voi il filo e fatelo scorrere attraverso tutti i nodi fino a quando il vostro cerchio non sarà completamente chiuso. A questo punto voltate il lavoro sul fronte degli archi, girate e realizzate l'ultimo arco con il filo verde chiaro o quello che voi avete deciso di destinare ai vostri archi esterni con 12 doppi nodi finali, quindi 3 e 12. Quindi passate l'ago da chiacchierino dentro ai vostri nodi, tirate bene il filo e non vi resta che realizzare l'ultima legatura con l'inizio del vostro lavoro e tirate fuori il vostro filo.
fateci passare dentro il vostro ago da chiacchierino, tirate bene e chiudete il lavoro con un doppio nodino. A questo punto tagliate i fili e la lavorazione è terminata. Come vedete, la lavorazione è molto pulita, non ci sono nodi, non ci sono giunture. Questi ultimi fili naturalmente li dovete nascondere all'interno dei doppi nodi e per ora non c'è altro. Il tutorial è concluso, ci vediamo la prossima volta. A presto!